Knights, ospiti di Tortona, fresca vincitrice della Coppa Italia delle A2 e in un trend positivo nelle ultime giornate di campionato. Partenza lanciata per la Bertram, che va a segno con Sorokas e Stefanelli per il 9-0 che costringe subito coach Ferrari al primo timeout di giornata. Legnano si sblocca con Mosley, 9 punti e 11 rimbalzi, ma Tortona segna ancora da 3, prima dei primi 2 punti di Raidio. Maiocco e Tomasini portano il risultato sul 12-8, anche se Stefanelli, 11 punti, infila un'altra bomba prima di un nuovo canestro di Raidio. Con il gioco da 3 punti di Mosley, la FCL si ravvicina e poi pareggia con Zanelli, 11 punti 6 rimbalzi, che segna anche il libero che dà il primo vantaggio a Legnano sul 15-16, poco prima della fine del primo quarto. La tripla di Johnson riporta Tortona al momentaneo vantaggio, ma il nuovo sorpasso dei Knights arriva con i 3 tiri liberi messi a segno da Toscano. La gara scorre senza troppi tatticismi e con i 2 punti di Sorokas e la bomba di Toscano, il parziale del match è di 21-24 per la FCL. Con il passare dei minuti arrivano altri 2 punti per Tomasini, 9 punti 4 rimbalzi, e Raivio fronte Legnano. Per Tortona invece segna Johnson. La bomba di Zanelli, quando mancano 3 minuti alla fine del secondo quarto, porta il punteggio sul 25-31. Le bombe di Spangaro, 15 punti e Garri, accorciano le distanze per la squadra di casa, che poi si porta sul meno 2. Ma i Knights replicano con Raivio e Martini, poi ci sono altri 2 punti per Garri e con i 2 liberi di Mosley si chiude la prima parte di gara sul punteggio di 33-37. Secondo tempo che inizia col canestro di Sorokas, 20 punti 9 rimbalzi, e la bomba di Garri che portano al sorpasso di Tortona. La loop tra Mosley e Zanelli spezza il ritmo alla Bertrand, che però va a segno da 3 con Sorokas e Spangaro, che portano il più 5 padroni di casa. I punti di Martini e Raivio, 12 punti 7 rimbalzi, accorciano le distanze, ma Spangaro e Johnson mettono ancora 2 triple che costringono coach Ferrari a chiamare il timeout sul punteggio di 50-43. La sparatoria piemontese continua con un'altra bomba di Johnson, che manda per la prima volta Tortona alla doppia cifra di vantaggio. Una tripla di Garri, 19 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, e una di Pulazzi portano il punteggio sul 58-46, simile al 63-51 che chiude i primi 30 minuti di gioco. Quarto periodo che si apre con il parziale legnanese costruito dalla bomba e dai 2 punti di Pulazzi, la bomba di Zanelli e il centro di Maiocco che portano Legnano sul meno 2 del 63-61. Dopo il timeout di Panza, Tortona segna da 3 con Stefanelli e Sorokas e apre un controparziale che spezza le gambe a Legnano, che non riuscirà più ad avvicinarsi. Garri allunga sul più 13, poi Johnson, 20 punti 7 rimbalzi, firma i punti del più 20 e con poco meno di 3 minuti alla fine possono già partire i titoli di coda. Con il libero realizzato da Tomasini si chiude la gara sul punteggio di 87-67 per Tortona, che così vince la 7ª sfida consecutiva contro Legnano e la sua 8ª nelle ultime 9 giocate. Risultato che penalizza anche un po' troppo i Knights, che hanno giocato una buona partita, ma si sono trovati davanti una Tortona in formato deluxe, che ha chiuso con 16 su 33 da 3, pari al 48%, tirando però 11 su 17 nel solo secondo tempo. Una punizione severa, da valutare però serenamente, come ha poi detto Mattia Ferrari in conferenza stampa, nella preparazione dei prossimi appuntamenti dei Knights.